ha testimoniato con le opere di carità la bella notizia del Vangelo. Si è aperta questa mattina nella cappella del Palazzo Arcivescovile di Napoli durante la liturgia della parola, presieduta dal cardinale arcivescovo Crescenzio Sepe, la prima sessione pubblica del Tribunale regionale campano per le cause dei santi, per il processo sulla vita, le virtù e la fama di santità del servo di Dio Raffaele Scauda, sacerdote fondatore del santuario Maria Santissima del Buon Consiglio di Torre del Greco, e su un presunto miracolo avvenuto per intercessione della serva di Dio Angela Jacobellis con il giuramento dei componenti del tribunale. Hanno saputo tradurre nella loro vita la bella notizia del Vangelo, di essere non solo amici di Dio, intercessori presso Dio, ma testimoniare con le opere di carità, come il Vangelo lo si può rendere vivo, presente anche ai nostri giorni. Sono due figure diverse da loro, uno sacerdote, un altro una bambina, ma ognuno nel suo campo ha saputo dare una testimonianza di fede che vale soprattutto oggi in questi momenti così difficili. Qual è il messaggio che arriva dalla Chiesa in questo momento di prova che stiamo vivendo? Ecco, quello di non perdere la speranza, come questi due candidati alla santità hanno saputo superare le immancabili difficoltà della vita, così anche noi in questo momento difficile non dobbiamo farci abbattere, ma nella speranza che Cristo è con noi, superare anche noi queste prove. Un impegno pastorale, quello di Don Raffaele Scauda, contrassegnato da una forte devozione alla Madonna e dall'impegno per i bambini abbandonati e il contrasto alla povertà. Dopo la prima sessione pubblica di questa mattina, poi come proseguirà il processo? Adesso prosegue con un altro momento forte che faremo a breve di un mese, con la consegna degli atti ai censori teologi e ai censori storici, ai periti storici, proprio per avviare la ricerca di questo materiale edito e inedito. E poi c'è la escussione dei testi. Qui ci troviamo di fronte a una causa non recente, perché morto nel 1961 è una causa storica, sono passati già più di 50 anni. E passando 50 anni ci sono delle testimonianze già date da persone che non sono più tra noi, però hanno testimoniato e quindi sono passate già per il tribunale. Come si diventa santi? Quali sono i gradi? Allora, il grado adesso, questo è la... Con questa apertura dell'inchiesta ordinaria diocesana viene dato il titolo di servo di Dio, come avete visto dall'immaginetta. Poi dopo, alla chiusura dell'inchiesta, il materiale va portato in congregazione dei Santi a Roma e il postulatore che viene accompagna questo materiale, e poi c'è l'apertura della validità degli atti. E dopodiché si inizia la posizio, che è il corpo di tutti gli atti processuali, e si mette in cammino nella congregazione dei santi per il riconoscimento delle virtù eroiche. Quando il Papa dà il decreto delle virtù eroiche, e dopodiché ci vuole un miracolo per la beatificazione e un altro miracolo per la canonizzazione. Chi era Don Raffaele Scauda e cosa ha fatto nella sua vita? Don Raffaele Scauda è nato nella diocesi di Nola, quindi non apparteneva a questa diocesi, ed è venuto a lavorare in questa contrada Leopardi, perché era una contrada abbandonata. Ha iniziato a costruire questo piccolo santuario con le offerte dei fedeli, con un soldo, la raccolta di un soldo. Dopodiché sono venute le suore che l'hanno affiancato per l'orfanatrofio, e aveva più di 200 orfani. Il santuario è stato distrutto nella prima e seconda guerra mondiale, ha avuto dei danneggiamenti, ma è stato sempre ricostruito. Ha costituito un'apertura in questo santuario di accoglienza per le periferie esistenziali della povertà di allora e di oggi. Oggi in questo santuario c'è una grande mensa per i poveri. Non c'è più l'orfanatrofio, non c'è più questa accoglienza degli orfani, ma c'è l'accoglienza delle forme di povertà di oggi. E quindi questa santità è legata non solo alla Madonna, ma alla Maria come madre del Buon Consiglio e regina dei poveri. Quindi apre le porte a un momento forte, storico, che stiamo vivendo come Chiesa, che è quella delle fragilità umane, a cui bisogna andare incontro con la tenerezza di come questa foto che ho scelto per
farlo pregare con la tenerezza dell'accoglienza dei bambini. Con l'avvio dell'inchiesta ordinaria diocesana a 59 anni dalla morte, viene dato a Don Raffaele Scauda il titolo di Servo di Dio. Un iter lungo che proseguirà con la raccolta delle testimonianze. Siamo all'inizio di un cammino, quindi dobbiamo ora procedere alla raccolta delle testimonianze che già è stata fatta negli anni, sentire qualche testa di allora vivente. È stato raccolto un po' di materiali, scritti, edite, inediti, perché al santuario da vari anni sta lavorando bene un gruppo di lavoro che sta raccogliendo materiali. Ora lo dovremo esaminare e dovremo vedere anche dei testi ancora viventi di Don Raffaele, proprio per cercare di ulteriormente ingrandire il dossier di notizie, episodi e cose varie. Qual è stato l'impegno di Don Raffaele Scauda? L'impegno, proprio come l'ha ricordato Don Antonio Di Naldo nell'introduzione, la forte devozione alla Madonna, il titolo del Buon Consiglio, e poi, visto i tempi suoi, dopo la Prima Guerra Mondiale e la Seconda Guerra Mondiale, per l'infanzia un po' più abbandonata, quindi ha raccolto tanti bambini. E quindi facciamo appello anche a tutte queste bambine, alcune di loro sono ancora viventi, di segnalare i loro nomi al rettore del santuario per poterle anche sentire, se non l'hanno fatto già, cercare di adempiere e raccogliere più notizie possibili. Durante la Seconda Guerra Mondiale, che ha visto il famoso bombardamento del 15 settembre 43, santuario completamente distrutto, e una sola bambina morta, quando lui ha avuto quella profezia di fare uscire tutti dal santuario e di nascondersi nelle campagne. E così si sono salvate moltissime persone della zona, proprio grazie a Don Raffaele. È stato, possiamo dire, uno dei primi segni che il Signore si è servito di questo servo buono e fedele. Ognuno di noi nella vita di tutti i giorni può aspirare alla santità. Tutti siamo chiamati alla santità, l'ha detto pure il Papa nell'ultima incisione sulla santità. Tutti possiamo essere santi, dobbiamo fare, come diceva San Vincenzo Romano, bene il bene. Sono intervenuti anche il sindaco della città di Torre del Greco, Giovanni Palomba, e la dirigente dell'Istituto Falcone Scauda, Maria José Abilitato. Un motivo di orgoglio è per la città e io sono presente come sindaco in questo momento con il cardinale e con tutti coloro che praticamente hanno giurato per la causa di beatificazione. Un momento importantissimo che sta vivendo la città, ecco, dopo San Vincenzo Romano, adesso c'è un'altra momento importantissimo per il nostro sacerdote Don Raffaele Scauda.